diretta, la città a colori! Benvenuti a Gaeta si illumina, grande evento ideato e realizzato dal comune di Gaeta e dal sindaco Cosmo Intrano. Anche questa sera siamo tantissimi. Ebbene amici, se proviamo a farlo davvero, un applauso tutti insieme, capiremo dal nostro rumore quanti siamo. Al mio 3, 1, 2, 3, tutti! Signora, lei è di Gaeta? No, Napoli. Bene, che cosa la porta a venire qui questa sera? È una splendida serata, su Facebook parecchie recensioni buone. Per curiosità, è la prima volta che veniamo, siamo entusiaste. Benissimo, e cosa le sembra tutta la manifestazione, l'organizzazione, l'inaugurazione? Molto bella, molto piena di polizie che controllano, diciamo, fanno sentire sicura la gente. Diciamo che sono un amante di Gaeta perché comunque il mio cuore è qui e sono sempre qui e perché mi piace proprio come posto. Però benissimo, ho potuto vedere questa sera entrambe le luminarie qui, specialmente nella Piazza Maggiore. Che cosa le sono sembrate e che cosa si aspetta dalle prossime? Guarda, fino adesso devo dire veramente sono proprio carine, ci stanno stupendo. Sicuramente più avanti andremo e più si sorprenderanno, perché quest'anno, ancora più dell'anno scorso, hanno fatto un bel lavoro proprio. Vedo un sacco di gente, Gaeta è viva, allegra e noi siamo contenti. Da parte sua, vedendo questo evento, avviserebbe personalmente amici e parenti? Ma sicuramente sì, verranno, anzi già sto pensando di dirlo a altre persone, comunque arriveranno altre persone, tante persone, ma stasera già ce ne sono tante, ne arriveranno ancora tante. Io dirò e consiglierò a tutti i miei amici sicuramente di venire a vedere, perché sono veramente, veramente belle. Una città bellissima, Gaeta, e spero che questo Natale, con questa accensione delle luci di Natale, però spero che questo Natale 2018 sia un anno, diciamo, particolare, felice per tutti anche. Visto tutte queste cose brutte che ci sono nel mondo. Voi siete di Gaeta? No, siamo di Napoli. Che cosa vi ha portato a venire qui? Gaeta, diciamo, è una città simbolo della bellezza naturale. Lungomare è bellissimo, locali, piazzette, diciamo si sta bene qui. Le luci, è la prima volta che abbiamo sentito già altre volte, però è la prima volta che veniamo qui a vedere queste luci. Beh, stanno l'inaugurazione, poi con amici sicuramente, un giro è interessante. Cos'è che ti è piaciuto di più di tutto ciò che hai potuto vedere? Per adesso abbiamo visto comunque l'inaugurazione della fontana e bello anche l'albero davanti a noi. Ottiano Gastronomici, invece, cosa ti è rimasto questa sera? Stasera stanno bei dolci. E anche sul salato, molto appetibili. Sanno pasticceria di Poppella di Napoli, quindi da assaggiare sicuramente per chi sta lontano da Napoli. E poi sicuramente la tila di Gaeta, che è prodotto locale. La sua maglia si può vedere che lei è di Gaeta, o mi sbaglio? Sì, sì, sono del posto. Bene, cosa ne pensa allora di questa iniziativa nel suo paese? Guarda, l'iniziativa penso che è qualcosa di incredibile. Questo è un periodo sempre che sicuramente Gaeta non ha attratto turisti in questo periodo. Bisogna dire grazie veramente all'amministrazione comunale, al sindaco in particolare, che ha avuto questa capacità di inventarsi questo evento che sta attirando gente da tutta Italia, quanto sembra, visto anche i trascorsi dell'anno scorso. Speriamo che sia la stessa cosa anche quest'anno e che sia un evento che poi durante il corso del tempo diventi un'attrattiva annuale, come lo è diventata le luminarie di Salerno. Speriamo anche per campanilismo di superare Salerno poi. Crede che i gaetani con questa iniziativa possano sentirsi ancora più gaetani e legati nel profondo alla città? Beh, sicuramente penso che debbano essere orgogliosi, poi si sa benissimo in tutti i paesi, l'Italia in particolare, già nel calcio tutti si sentono allenatori, anche in questo caso magari c'è chi può essere contento, chi può criticare, ma penso che in generale la città di Gaeta, il popolo di Gaeta deve essere orgoglioso di questo che è diventato un evento che ha una valenza, oramai una risonanza a livello nazionale. Sì.